You got your fat chance, so break down the door. Per aumentare l'offerta del trasporto pubblico nella zona di Subiaco arrivano 4 pullman di 8 metri acquistati con un finanziamento della provincia di 480.000 euro. Il presidente Zingaretti e Amalia Colacece, assessore alla mobilità, hanno consegnato al deposito Cotral i nuovi mezzi che sono un po' più piccoli del normale, questo per districarsi meglio nel traffico e per raggiungere più facilmente le stazioni ferroviarie all'interno dei centri abitati. Vogliamo incentivare l'uso del mezzo pubblico e semplificare la vita ai pendolari, dice Nicola Zingaretti. Pensare ai pendolari può voler dire tante cose. Prima di tutto investire sulle infrastrutture perché si possa circolare più velocemente sulle nostre strade, ma intanto, mentre i lavori vanno avanti, fare qualcosa di concreto. In questo caso 4 nuovi pulmini dati al Cotral per quest'area della Sublacense di Subiaco, che allieveranno i disagi, ma soprattutto sono un esempio concreto, avendo visto un problema, che non stiamo con le mani in mano.